Ecco quello che mi piace, ti begli tornanti, guarda, va. Di solito qua c'è sempre lo spiazzo, c'è umidità, specialmente il periodo estivo, qua ci stanno le pozzanghere che di solito si abbeverano gli animali, gli uccelli, specialmente i cinghiali. Ah, qua ci sono altre tornante, tutte ceppaie, qui c'è pioppo nero, no pioppo nero, salice. Pioppo nero e salice nero della stessa famiglia. La salice allarga, è piena di fogliame. Questo è tutto humus. Penso un po', qua prima del pruscicamento del lago del Pucino, qui in questo vallone ci sono dei terrazzamenti agricoli, erano tutti terreni seminati, terreni fertili poi. Quando è? Nel 1800. Ah, il prosciugamento del lago del Pucino, almeno c'è la Madonnina là, a Lugo. Ogni paese c'è la sua Madonnina messa dal principe Alessandro Torlonia. Nel 1862, quando è messa la Madonnina. La mappa dove? Come ci stanno sotto? Comunque qua ci sono. Sì, gli alberi crescono rigogliosi, qua. Fondovalle, vallone. Ah, qua, mo, se scende, scende. E riprende un altro pezzo della strada della Lambora che si ricongiunge va, verso la Cunicella, deviando verso nord e da questa parte verso sud conduce alla via Cappuccini, via dei Cappuccini. Ma qua c'è una bella discesa ripida. Qua l'auto normale è la rovina, qua con le jeeps ci passano. Prima cacciatori, escursionisti. Boh, questo è un tornante. Allora, l'intero percorso della Lambara, i tratti più ripidi c'è questo tratto, questo qui, e l'altro tratto che si trova lì a via Pianella. Quindi qua con la Jeep, se hanno la doppia trazione, non c'è problema per salire. Fatta eccezione quando c'è neve o ghiaccio, perché con la pioggia ci possono pure salire. Comunque questa strada è stata transitata, usata. Il comune quando ha messo alla vendita della legna, usi civici, la canna disboscata, no, se non mi sbaglio circa 10 anni fa, qui ci hanno transitato tutti i giorni, non lo so quanti ettari, una cosa. A proposito, posso ben dire ad occhio, qui da circa 500 metri, la strada finisce l'irta. Irta significa ripida, la salita, noi siamo la salita. Allora si chiama salita in italiano oppure ascesa quando si sale, discesa quando si cala. Allora la discesa diciamo in paese, noi calemo dalla montagna, oppure salemo alla montagna. Allora, da qui, sai cosa si vede? Esatto, qui stiamo. No, la 40, sì. Esatto, qui nel fondovalle sto a diritto della 43, a diritto della 43. Oh, cammina, cammina.